Sì, è importante. Siamo venuti qua apposta per questo, così ci possono anche conoscere meglio e niente, vediamo. Sicuramente avranno le domande da fare e parleremo un po' con loro per fare, come dici te, un messaggio positivo sempre. Cosa si ricorda da Ugo Campagnaro dei tempi in cui andava a scuola? Mai ricevuto la visita di giocatori importanti, professionistici? No, ma io, abitando in un paesino piccolo in centro dell'Argentina, ero lontano da tutte queste cose qua. Qua magari, anche se sei di un paesino piccolo, c'hai qualche città vicina, poi hai più a disposizione queste cose. Io no, ce l'avevo molto lontano e non ho mai visto un giocatore da vicino. Più avanti, iniziando a giocare, tutto quanto, ho potuto fare questa carriera, però da piccolo personaggi non ho mai visto. Parliamo appunto di calcio, come sta Ugo Campagnaro? E adesso sto recuperando ancora, non rientro con le squadre, però penso la prossima settimana già a fare tutta la settimana per rendermi disponibile contro il Lecce. Quindi per il Lecce pensi di esserci? Sì, io sto puntando a quella lì, ancora mancano tanti giorni, il flessore sta migliorando e niente, se tutto va bene vorrei fare tutta la settimana completa prossima per stare al meglio quella partita. Da giocatore di esperienza, vice campione del mondo, dove può arrivare questo Pescara? Ma tutto dipende di come giochiamo. Se facciamo quello che abbiamo fatto finora, possiamo fare bene, abbiamo visto che possiamo fare le nostre partite, però non bisogna avere pressioni. Adesso che inizia la fine del campionato, le partite saranno sempre più toste, bisogna affrontarle come si deve, col massimo della concentrazione, pensare una alla volta, come si dice sempre, ma è la verità, tu non ti devi concentrare su quella. Adesso è il Lecce, pensiamo a quella partita lì, a vincerla e poi vedere cosa succede in futuro.